Ebbene sì, sono di nuovo qui perché ho appena finito di leggere un libricino natalino. Questo l'ho voluto leggere perché in questi giorni sto correndo un po' troppo e avevo bisogno di uno stop. Avevo bisogno veramente di rallentare e di avere a che fare con una lettura tranquilla, vivace, però non da pensarci troppo. E quindi ho ben pensato di leggere il libro che lo scorso anno mi aveva regalato Nick, ovvero il secondo lavoro di Babbo Natale. Tra l'altro ho visto che c'è un altro libro di Michele D'Ignazio, sempre edito Rizzoli, e non ricordo il titolo, però l'ho visto nelle storie di Instagram e ho detto no, vabbè. Comunque sempre inerente a Babbo Natale. Illustrazioni simpaticissime, secondo me. Te le mostro anche all'interno, perché è veramente ricco, ricco, ricco di illustrazioni. Ti leggo quello che dice dietro. Babbo Natale, si sa, è uno stagionale e gli è sempre andata bene così, finché per colpa della crisi non è costretto a cercarsi un secondo lavoro. Fosse facile. Allora, già questo libro secondo me è super attuale. Così, crisi, difficoltà di trovare un lavoro, il fatto che appunto sia uno stagionale, quindi emo come tiro a campare. Ok, Babbo Natale in questo caso si propone per diversi ruoli, però sembra che per ogni ruolo per cui lui si vuole proporre ci sia un qualcosa che non va bene. Dunque, si offre come cameriere. No, Babbo Natale è troppo grosso. Oh my God. Vabbè, Babbo Natale è troppo grosso e troppo goffo. Questo video sembra quasi un vlog. Perché non so cosa sia successo. Si è mosso qualcosa. E io adesso mi sto... Vabbè. Spirito del Natale, vieni a me e calmami. Perché ci sono a casa da sola, capito? Si è mosso qualcosa, aiuto. Ma torniamo a Babbo Natale e ai suoi lavori. Quindi cameriere no, troppo grosso e troppo goffo, quindi via. Poi l'animatore troppo vecchio, l'operatore di call center non fa per lui, ma proprio quando sta per perdere ogni speranza Babbo Natale trova un mestiere perfetto. E io non ti svelo quale mestiere sia. Ti dico solo che la cosa che mi ha fatto sorridere, ma allo stesso tempo mi ha intristito, è che Babbo Natale, con l'avanzare della tecnologia, non riceve più le care, buone e vecchie letterine di Natale. Effettivamente, se tu ci pensi al giorno d'oggi, allora, mandando i regali con Amazon, che per carità è la comunità, perché viviamo in un periodo talmente frenetico per cui i buoni vecchi pacchetti è sempre più difficile riceverli. Però scrivi il tuo pensiero e ti arriva un fogliettino di carta che è uguale per tutti, impersonale. Per carità, sai chi te l'ha scritto, quindi sai che le parole che ci sono scritte vengono dal cuore. Però esteticamente, effettivamente, lascia un po' il tempo che trova. Per di più, davvero, io sto facendo una fatica a far scrivere la letterina di Babbo Natale a Leonardo, che voglio dire, ormai Leonardo fai pure anche a meno perché manca talmente poco. Però sono quelle sane abitudini, secondo me, che si sono veramente perse e qui ti fa riflettere, sorridendo, però ti fa veramente riflettere su tante tematiche diverse, che sono la fatica di stare al passo coi tempi, in primis, perché ok, la tecnologia avanza, le vecchie abitudini si perdono per lasciare spazio alle nuove, però le nuove abitudini sono vuote, non hanno personalità, non hanno quel qualcosa in più che viene tramandato da persona a persona. E questa qua è una cosa veramente tristissima, però c'è una nota positiva, cioè quando comunque sia Babbo Natale, nel momento
di più assoluta crisi, scopre delle lettere che non erano mai state spedite perché appunto si pensava di essere troppo in là con gli anni per farlo. In Babbo Natale scocca una scintilla, si riaccende quella fiammella che pensava che con tutto questo tempo buio e questa negatività intorno si fosse spenta. E invece no, quella fiammella era ancora lì, in attesa di essere ravvivata. E quella fiammella in quell'istante comincia a diventare fuoco, fuoco che incendia e divampa. E Babbo Natale lì rinasce. È una favola, secondo me, molto carina, vera, attuale. È un evergreen, secondo me, perché comunque periodi di crisi, purtroppo, secondo me, ce ne saranno sempre. Per una categoria piuttosto che per un'altra, però, sì, perché questa pandemia non ha fatto bene. Nel senso che nel momento più buio sembravamo tutti uniti, poi però è venuto fuori il marcio, secondo me. E io lo vedo ogni giorno. L'egoismo della gente c'è ancora, c'è ancora. La cattiveria delle persone c'è ancora. E lo vedo veramente nelle piccole cose, alla cassa. Dai, vai un po' più avanti, così ci sto anch'io. La distanza di sicurezza, signora, non si preoccupi. Sì, ma io ho fretta. Ma signora è pensionata, dove vuole andare? Cioè, calmi. Eppure, veramente, queste cose qui ci sono ancora. Questo veramente è un libricino piccino, ma che fa riflettere tanto. E io te lo voglio consigliare. Ringrazio Nick nuovamente per avermelo regalato e per avermi fatto conoscere questo autore. Cercherò di recuperare il secondo, che tra l'altro è uscito, mi pare, a novembre. Io non ne sapevo nulla, ma io non so mai niente, quindi sorvoliamo. E perché appunto è un autore che mi è piaciuto molto, con i suoi disegni pazzi, veramente. Ah, vediamo, voglio farti vedere vediamo se lo trovo. Quello che mi era piaciuto di più, no, è alla fine. Aspetta, no, dov'è? Perché poi qua ti invitavano anche Babbo Natale, eccolo qua. Invitavano Babbo Natale a qua, che chiede aiuto alla Befana. Vabbè, non ti dico altro. E invitavano Babbo Natale a cambiare. E anche questo è un messaggio che purtroppo è palese al giorno d'oggi, cioè se tu non ti adegui alle esigenze degli altri non vai bene. E non è così, non è così. Perché ti puoi sì migliorare, puoi smussare alcuni spigoli, però non è giusto cambiare per essere alle aspettative degli altri. No, io sono così. Purtroppo mi devi prendere così, ripeto, migliorare e smussarsi va bene, cambiare no. Bene, con queste mie riflessioni, che spero non siano state troppo pallose per questo periodo super nataloso e brillante, io ti saluto, ti mando ancora un enorme bacione e ti do appuntamento a domani con un nuovo video. Ciao, a domani!